L'artista di Stendersi, buona serata a tutti. Una quartina molto riflessiva della serata. Un atavico dubbio, un immenso scarabocchio, quando l'anima è contrita, ahimè, lacrima copiosamente quel nostalgico occhio. Il tempo corre, accelera inavvertitamente tutto, distrugge sia le gioie che i dolori, gli amor mai nati, così come fiori appassiti, sono gelosamente custoditi nel polveroso cofanetto degli orrori. Cosa vuol dire tutto ciò? C'è anche un piccolo trotteggio nostalgico, ma ok. Io credo che tutta una serie di dubbi, un atavico dubbio, quindi un dubbio di vecchia data, i dubbi che ci portiamo dentro, quelli che delle volte ci scavano il cervello, sia come un po' uno scarabocchio ampio, immenso, fatto su una carta. È lì che insomma è un arzigogolare con la penna continua e quindi dei graffi continui anche su questo foglio e questi dubbi che ci scavano dentro. Ok. L'anima tendenzialmente, quando il cuore lacera, l'anima è contrita, tendenzialmente vedi quest'occhio che è un occhio nostalgico, perciò che doveva essere e non è stato, ok, che lacrima copiosamente, quindi c'è una sofferenza perpetrata nel tempo. Il tempo cucciolo del demone, abbiamo detto, corre, corre, celere continuamente, inavvertitamente, inadeguatamente, in modo incontrovertibile, distrugge tutto. Quindi ci mangiucchia tutto, corrode tutto, eccetera, eccetera. Gioia e dolore non lascia nulla. Ecco che tendenzialmente io credo che ognuno di noi debba un pochettino valutare attentamente di che uso fa del proprio tempo. Amori mai nati, così come i fiori appassiti, sono semplicemente tutto ciò che non va, tutto ciò che è diciamo, buona fattezza, buona fattura, se vogliamo, scusatemi, sono soltanto custoditi, è una provocazione gelosamente, in un cofanetto, che è un cofanetto polveroso perché è un po' ricorda la notte dei tempi, che è il cofanetto degli errori, perché dice tutte cose poco piacevoli da ricordare. Ripeto, il fiore appassito, l'amore mai nato, tutte cose che uno preferisce dimenticare. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.